potrebbe sembrare facile, invece secondo me è piuttosto difficile, nel senso della complessità di quest'uomo, sia sul piano ideologico che quello dottrinale che quello politico, oltre che filosofico. La sua opera principale è stata la fenomenologia dell'individuo assoluto, da cui discendono alcune sue affermazioni in campo dottrinale e politico. È un sistema filosofico che è difficilmente digeribile dalla maggior parte degli intellettuali o degli studenti o dei giovani italiani o europei, perché richiama o presuppone l'esistenza di uomini che nel terzo millennio sono rarissimi a livello planetario. Perché dico questo? Perché l'uomo integrale, o se preferite l'uomo romano, come pensava che Iulius Evola pensava di aiutare gli italiani a ridiventare o a riconquistare il carattere dei loro antenati, così appare estremamente difficile non solo poter realizzare questo sogno, che tentò di realizzarlo attraverso le organizzazioni giovanili, ma incontrò estreme difficoltà nell'ambito stesso del partito, perché il partito, bisogna ricordare, il Partito Nazionale Fascista sostanzialmente fu fatto, oltre che dai combattenti della Prima Guerra Mondiale e dalla parte più evoluta e più, diciamo così, guerriera dei militari della Prima Guerra Mondiale, fu fatta da borghesi, mondo agricolo, piccoli industriali. La grande finanza se ne servì perché la situazione tra il 18 e il 22 era talmente disastrosa in Italia che c'era bisogno di qualcuno che avesse il coraggio e la capacità di rimettere ordine e pacificazione in Italia. Ecco perché nacque il fascismo. Evola si illuse che aveva trovato non solo l'uomo, ma l'organizzazione politica in grado di realizzare l'uomo che lui sognava. In effetti, questa opera di indottrinamento e di selezione a livello giovanile fu tentata in vari modi dalle organizzazioni giovanili fasciste. Non bisogna dimenticare la scuola di mistica fascista, ma se noi a posteriori guardiamo gli elementi che furono i professori di questa scuola di mistica fascista, tipo Fanfani ed altri, ci accorgiamo che non erano gli elementi adatti per creare i giovani che sognava Evola. E allora Evola cominciò a scrivere, a parte la sua appartenenza insieme a Righini, che poi si separarono in quanto Righini prese la via della massoneria, mentre Evola continuò sul percorso del ripristino della romanità. Romanità nel senso caratteriale, cioè nel senso che
che c'era, faceva la stessa distinzione che Roma faceva nel suo mondo, cioè dire distingueva l'homo hominis dei romani dal vir. Evola sognava che gli italiani diventassero vir, cioè uomini tutto d'un pezzo, uomini decisi, uomini coraggiosi, uomini non abituati a mentire e così via. Era una faticaccia enorme ed era un compito che, affacciandosi dopo 1400-1500 anni, diventava estremamente arduo. Se poi si riflette a posteriori, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si riflette a quello che hanno combinato gli alleati, si capisce il pericolo che rappresentava per tutta l'umanità che si dedicava alle attività finanziarie, alle banche, all'industria, al capitalismo e al comunismo. Si capisce come vedessero in questa attività il nemico mortale per le loro ideologie e sistemi. In materia di libertà, credo che ci sia anche in questo dopoguerra un po' di confusione. La libertà dell'uomo non è quello che ci hanno ammannito in questi 60 anni. Evola ci ha insegnato che l'uomo è libero prima di tutto se è dentro di sé libero, che se possiede, cioè dire, quella qualità per cui possa realizzare questa libertà al proprio interno per averla all'esterno. In secondo luogo c'era da dire che il mondo piccolo borghese o proletario non concordava con gli obiettivi evoliani della nuova gioventù. Ma potremmo anche citare l'esempio quali erano i giovani e che tipo di uomo intendeva con la sua costruzione spirituale Julius Evola. Se ricordate l'affascinante avventura dei giovani di Bir el Gobi, dei giovani del colonnello Castagna, dell'oasi di Jarabubu, eccetera, potete avere un'idea degli uomini che sognava e dei giovani che sognava, dei nuovi italiani che sognava Julius Evola. E siccome questi si sono realizzati nella realtà, è stato tutto il mondo testimonio delle capacità e del coraggio, della verità, della capacità guerriera di questi, quindi con tutto quello che implica essere guerriero sul piano caratteriale, ci si rende conto come tutto questo potesse dare noia ai borghesi, agli industriali, al capitalismo, all'alta finanza e così via di seguito. Ecco perché Evola è stato bistrattato, messo all'indice dalle sinistre, dai moderati e da quanta altra gente, i cosiddetti panciafichisti di mussoliniana memoria. Detto questo, non saprei che cosa aggiungere, perché una cosa ci sarebbe, ed è che Evola si è sempre rifiutato di diventare un maestro, perché sosteneva e ha sempre detto, e anche nel nostro colloquio lo ripeté, lui aveva percorso un suo personale percorso, non aveva avuto maestri, per cui lui non era in grado